Signore e signori, sta per iniziare la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno accademico 2013-2014 alla presenza della massima carica della Repubblica. Il corteo è aperto dalle delegazioni della Scuola Superiore di Catania, della struttura didattica di lingue e letterature straniere con sede in Ragusa, della struttura didattica di architettura con sede in Siracusa. Seguono le delegazioni dei dipartimenti di Scienze della Formazione, Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, Ingegneria Civile e Architettura, Ingegneria Industriale, Analisi dei processi politici, sociali e istituzionali, Gestione dei sistemi agroalimentari e ambientali, Scienze delle produzioni agrarie e alimentari, Scienze del farmaco, Economia e impresa, Scienze biologiche, geologiche e ambientali, Matematica e informatica, Scienze chimiche, Fisica e astronomia. Segue il presidente della scuola, facoltà di medicina, e ancora le delegazioni dei dipartimenti di anatomia, biologia, genetica, medicina legale, neuroscienze, patologia diagnostica, igiene e sanità pubblica, scienze biomediche, biomedicina clinica e molecolare, scienze chirurgiche, trapianti d'organo e tecnologie avanzate, scienze mediche e pediatriche, specialità medico-chirurgiche, chirurgia. Quindi le delegazioni dei dipartimenti di scienze umanistiche, giurisprudenza. Entra il prorettore, chiarissima professoressa Alessandra Gentile. Entrano i magnifici rettori delle università della Calabria, professor Gino Mirocle Crisci, di Bologna, prorettore, professoressa Patrizia Tullini, Magna Grecia di Catanzaro, professor Aldo Quattrone, di Messina, professor Pietro Navarra, di Padova, prorettore, professor Silverio Bolognari, di Palermo, prorettore, professor Vito Ferro, Mediterranea di Reggio Calabria, professor Pasquale Catanoso. Segue il Senato accademico. Thank you.
chiude il corteo il direttore generale, dottor Lucio Maggio. Dal magnifico rettore professor Giacomo Pignataro.